oggi com'è la situazione? Oggi, ad oggi non è cambiato niente, stiamo ancora aspettando una risposta del prefetto, però entrano solo camion per caricare materiale che se ne va da noi. Come vi sentite? Affranti, diciamo. Non vediamo una via d'uscita, secondo noi. Sono rimasto ieri fino a mezzanotte, dopo ho avuto il cambio, sono andato a riposare. Purtroppo siamo persone contate, ci diamo il cambio cercando di stare vigili per cercare di bloccare l'uscita dei camion. L'azienda ha deciso di chiudere e dopodiché resterete a casa senza lavoro? Penso di sì, perché calcola che io ho anche famiglia, due figli, non so più, 42 anni, non so più dove andare a cercare lavoro, sinceramente, perché per lo Stato a questa età sei vecchio. Speriamo che Dio trovi una strada per aiutare tutti, anche i miei colleghi, per un nuovo posto di lavoro. Ma ve l'aspettavate una chiusura, oppure si parlava solo di esuberi, oppure tutto ciò è un fulmine a ciel sereno? Sinceramente a me è un fulmine a ciel sereno, perché l'azienda sta bene e non ha avuto mai problemi, abbiamo lavorato, non abbiamo fatto mai un giorno di cassa integrazione. Io sono il primo che sono entrato, sono da circa 20 anni che sto qui, e dopo un giorno di dicembre ti ritrovi con l'annuncio che vogliono chiudere e trasferire tutte le linee su a Perugia, quando noi qua abbiamo dato sempre il massimo, ci siamo sempre organizzati anche con i turni di notte quando ce l'hanno chiesti, per garantire pezzi e tutto il resto che ci chiedevano.